voce di una delle più alte cariche della Lega Pro. Che cosa è successo ieri a Salerno, al di là del fattaccio che tutti abbiamo potuto vedere? Quali possono essere le responsabilità, al di là chiaramente di chi ha voluto tutto questo? Allora, una vicenda di questo genere chiede che tutti quanti si rifletta, perché si rifletta sul lavoro che è stato fatto. Noi è da un anno e mezzo che lavoriamo su quella vicenda, in modo tale che i derby fossero aperti. Abbiamo riunito i rappresentanti insieme ai calciatori, agli allenatori, alle istituzioni, alle società, alle forze dell'ordine, abbiamo lavorato, e se il risultato è quello, significa anche noi dobbiamo riflettere su che cosa bisognava forse fare meglio, diverso, eccetera, perché non si ripeta una cosa di questo genere. Direttore, mi perdoni, io ricordo a me stesso, ma lo ricordo anche a chi ci sta ascoltando, che ad inizio di quest'anno, al di là di quelle che erano come al solito le problematiche relative alla composizione dei gironi, no? Molti chiedevano che si evitasse la presenza contemporanea di Salernitana, Nocerino e Paganese. Ricordo anche però dai vari giornali, vari siti internet, che c'erano stati degli incontri tra il prefetto di Salerno, i questori competenti per la zona, la stessa Lega Pro, con tanto di strette di mano. Adesso Lotito addirittura parla di questo astio tra Salernitana e Nocerini come tra israeliani e palestinesi. Insomma, le immagini deponevano in qualche modo in quel senso. Che cosa ne è venuto fuori di tutto questo? Cioè, noi abbiamo in Lega Pro, c'è stato il varo della tessera del tifoso, c'è il controllo a volte forse anche esasperato proprio per garantire la sicurezza negli stadi. Qual è il motivo del perché i tifosi della Nocerina non sono potuti andare a Salerno? Quali le motivazioni poi che hanno accampato i tesserati della Nocerina per quella pantomima che hanno messo in scena ieri? Allora, diciamo, io so la prima parte, per la seconda posso supporre, perché poi sarà la verifica che stanno facendo le forze dell'ordine, la giustizia sportiva, la procura federale, in questa direzione. Noi, diciamo, per quanto attiene al primo provvedimento, lei ha ricordato gli incontri che ci sono stati, tutti quanti hanno firmato, tutti i soggetti hanno firmato la convenzione per giocare a porte aperte. Era un'opportunità, come più volte abbiamo ribadito, e spettava al questore e al prefetto valutare se quell'opportunità si poteva trasformare in realtà. Questo percorso ha portato al fatto che il giudizio fosse che non si potesse lavorare in questa direzione, e da questo punto di vista si è andato a quel provvedimento che ha impedito ai tifosi della Nocerina di non poter essere presenti. Io, detto questo, dal punto di vista del provvedimento, credo che quello che poi è successo bisognerà accertarlo. Io faccio una serie di domande. Per esempio, i 200-300 persone che sono arrivate sotto il pullman della Nocerina nel ritiro, come è stato possibile che possano essere arrivati lì impunemente? Hanno potuto, cittadini che possono, cioè, come? Sono dei liberi cittadini che arrivano in un hotel e parlano con delle persone, comunicano delle cose, alla fine non, cioè, finora non c'è questa è la sua idea. Sì, è vero che ci sono state minacce, spetterà qualcun altro. Le sto dicendo, io le sto raccontando i fatti, quindi lei dice che sono cittadini, io dico che si dice, infatti non ho dato un giudizio definitivo, si dice che siano quelli che avrebbero minacciato i giocatori della Nocerina. Sì. Minacce pesanti, si accerterà le forze preposte alle indagini se quale tesi sia giusta. Se è vero questa cosa, la domanda che mi pongo è come è possibile che si possa aver consentito di effettuare impuniti delle minacce di questo genere.
Questo certo. È il punto, poi io non lo so, cioè, poi sarà l'autorità a definirlo, non è mia competenza. Certo, in questo senso, questa è una curiosità personale, poi sì. Credo di molte persone anche, diciamo in Lega Pro, leggete mai i comunicati dei tifosi? Che ne so, magari ha letto il comunicato della tifoseria della Nocerina, oppure magari non interessa proprio, lo si bolla? No, come non interessa? Ma scusi, lei lo sa che noi chiedo. Siamo stati quelli che stanno propugnando che si formino i trust e entrino dentro ai consigli di amministrazione. Abbiamo fatto un'iniziativa con i tifosi circa un mese e mezzo fa, in modo tale da rompere l'incomunicabilità tra tifosi certo. e società. Stiamo lavorando in una direzione e approfondendo il massimo delle iniziative, in modo tale da cambiare questo clima che ci sta negli stati. Direttore, certo, ma lei crede che in qualche modo una benché minima percentuale abbia potuto anche influire il fatto che quest'anno non ci siano retrocessioni? E guarda caso proprio la Nocerina, che è ultima in classifica, a questo punto la tifoseria abbia anche potuto pensare tanto non ho nulla da perdere, perché ricordiamo che qualche anno fa, forse l'anno scorso. Adesso non ricordo bene, ci fu la partita in campo neutro Nocerina-Paganese, in quel di Chieti, campo neutro e porte chiuse, e non ci fu tutta questa sommossa popolare da parte della tifoseria nocerina, e sappiamo bene anche dell'astio che c'è con la stessa Pagani. Addirittura ricordiamo un trascorso storico in epoca romana, in epoca di Nerone, insomma, senza andare troppo in là con la memoria. Questo fatto che nel nostro girone quest'anno non ci siano retrocessioni... 59, glielo dico io. 59 dopo Cristo, benissimo. Bene. Dico, tornando invece a noi, dopo 2000 anni che ancora accadono queste cose... vorrà dire probabilmente che questo fatto che non ci sono retrocessioni abbia potuto anche, tra virgolette, armare la mano a chi non ha nulla da perdere? Io mi rifiuto di pensare che sia questo, perché se è questo vuol dire che siamo proprio veramente alla fine del percorso. Io mi rifiuto che ci possa essere una giustificazione di questo genere atta a mettere in piedi un meccanismo così di violenza e così distruttivo del calcio. Che questo sia un campionato, allora, che questo sia un campionato di transizione, è un campionato di transizione, che nei momenti in cui c'è una transizione è evidente che bisogna costruire le regole che possano diciamo inficiare meno una difficoltà o dei problemi che nasce dalla transizione, ma io mi auguro che non sia questo. Io in questi casi non sono atto a dare giustificazioni, le ho detto prima, sono il primo a lavorare perché entrino nei consigli amministrativi. No, direttore, mi perdoni, non vuole essere una giustificazione questa, attenzione, vuole essere un campanello d'allarme, cioè nel senso che... Ma un campanello d'allarme di che cosa? Cioè negli Stati Uniti d'America si svolgono tutti i campionati senza retrocessioni, ma c'è un problema di qualità della competizione sportiva, della lealtà sportiva. Mi auguro proprio che questo non ci sia nella testa, perché se c'è questo vuol dire che siamo veramente fuori da ogni regola. Direttore, da ogni realtà. Chiaramente lei ci portava l'esempio americano di una cultura chiaramente diversa, forse di un tessuto sociale nuovo rispetto a quello europeo in generale. Cosa fa la Lega Pro in questo senso per favorire una cultura sportiva di questo tipo, posto che comunque ieri non abbiamo sentito molti stadi senza barriere, trust in missione in modo tale da rompere l'incomunicabilità tra tifosi e società, lotta per tutto quello che attiene ai valori, ne potrei fare una sequela dal punto di vista. Tutta la nostra iniziativa è volta in questa direzione, è volta a riportare un clima di normalità nel calcio italiano. Il problema è che siamo oltre le righe, tutto l'obiettivo nostro è di togliere tutte le misure dell'emergenza. Cioè questa è la strada col quale stiamo lavorando perché si possa superare la tessera del tifoso, ma certamente se avvengono queste vicende la tessera del tifoso purtroppo rimarrà ancora più saldata di prima rispetto ai dati di emergenza che ci stanno.
queste le iniziative che stiamo facendo concretamente, costruendola giorno per giorno e spendendoci. Siamo venuti lì da un anno e mezzo sì, a lavorare, perché siamo andati nelle scuole, abbiamo incontrato le istituzioni, abbiamo incontrato le società, è un anno e mezzo, evidentemente bisogna che ne prendiamo atto. Direttore, cosa si sente di dire a chi ieri non ha potuto vedere la partita? Come Lega Pro, non lo so, crede di avere qualche responsabilità o in qualche certo, modo è faccio successo? Faccio parte del calcio, ci mancherebbe altro che non avessi responsabilità. Sì. In questo meccanismo, l'unica cosa che non si può fare in questa fase è scaricare sugli altri e cercare responsabilità. Certo. Ognuno di noi si deve guardare in fondo alla coscienza per vedere che fare. Chi non ha visto la partita deve diventare maggioranza. Vede, quando ci sono i cori razzisti, quando c'è la violenza, si dice sempre che è una sparuta maggioranza, è vero. Per questo posto l'esempio di una piccola cittadina che non può essere paragonata a Benevento, a Salerno, a Roma, che è Castelrigone. Io invito tutti ad andare a vedere una partita a Castelrigone. La maggioranza ha preso il sopravvento sui violenti, e quando qualcuno strilla, urla, prende posizione contro l'arbitro, contro l'allenatore, viene accompagnato fuori dallo stadio e si crea un clima che coinvolge complessivamente tutta la... anche la squadra che è la prima volta che va a giocare lì, in quello stadio. Bisogna che la maggioranza si appropri dei propri diritti e non consenta che 200 scalmanati, 50, 30 dominino e segnino quella città. Bisogna che ognuno diventi protagonista, si muova in questa direzione. Direttore, proprio per evitare questo, fra tre giornate si giocherà Nocerino Paganese. E per evitare di lavarsi la coscienza e di chiudere nuovamente gli stadi, quale soluzione potrà essere adottata in vista di quest'altro derby parecchio sentito? No, paradossalmente detta oggi sembrerebbe veramente che stride. Questo erano Paganese Nocerina viene considerata nella gamma dei derby di cui si è parlato rispetto a quella di ieri il più pericoloso. Questa era la gamma di pericolosità che ci è stata confermata dalle forze dell'ordine. Vedremo, cioè dal punto di vista, la partita è in calendario, vedremo che cosa insieme alle forze dell'ordine si stabilirà per quanto attiene la possibilità dello svolgimento, in quali modalità e come si svolgerà. Questa, diciamo, in qualche modo poteva essere, cioè, una domanda a breve termine. Invece, più che altro a lungo termine, qual è la strategia, oltre a quella, diciamo, già citata? Ad esempio, se pensiamo al campionato dell'anno prossimo, qual è la via che si può allora, percorrere? Vede, per esempio, qualcuno ha detto che bisognava dividere Salernitana, Nocerina e Paganese. L'ha detto il presidente del CONI. Non lo so, cioè chi l'ha detto, chi non l'ha detto, se l'ha detto il presidente del CONI. Io vorrei chiedere a chi lo dice come si fa. Sono tre le squadre. Come si fa a dividere? I gironi sono due. No, ma infatti, cioè, se questa situazione si fosse verificata in Serie B, cosa avrebbero fatto? Io lo dico lei mi dice in generale, no? Allora, ammettiamo che questa possa essere la soluzione di dividere, ma quanto regge il coperchio sulla pentola? Se non riusciamo a trovare una soluzione diversa di sopportabilità tra le tifoserie, di disponibilità a ragionare in questa direzione. Ammettiamo per esempio che la Salernitana, e glielo auguro, e queste società salgano in Serie B, e poi sale la Nocerina. E che si fa poi? Beh. Cioè non è una soluzione... così sempre, a parte il fatto che la suddivisione dei gironi è di peso da questioni dal punto di vista economico-finanziario delle trasferte, perché sennò poi ci abbiamo perché le società non reggono dal punto di vista finanziario, si crea un ulteriore problema, ma lasciamo da parte questo aspetto finanziario, ma fin quando reggiamo, cioè qual è la soluzione, come si trova, cioè sono tre, che si fa? E le dividiamo, e poi il prossimo anno che succede se non lo affrontiamo una cosa di questo
genere. Comunque resta, Presidente, il problema che a distanza di qualche anno credo onestamente che il modello Maroni sia fallito anche questo qui, cioè quello di introdurre... Io non lo so se il modello Maroni è fallito. Di introdurre una tessera che sostanzialmente ha schedato tutti, di introdurre una tessera che è legata all'abbonamento e poi dopo... determinare che un prefetto di una città come Salerno non possa far assistere alla partita a 200-300 persone. Un altro problema, guardi, lasci perdere questa cosa perché della tessera di Maroni, eccetera. Io mi pongo un problema più generale: quando ce la smettiamo in questo paese che le partite siano una guerra e sono invece una partita in cui si e gioisce per la vittoria e si è addolorati, e Presidente, ma su questo siamo completamente d'accordo. Ma no, non è vero che siamo tutti d'accordo. No, con noi sì, con noi siamo con noi. Non è vero che siamo tutti d'accordo, perché nel momento in cui il problema non è l'effetto che ha determinato la causa, potrebbe anche essere sbagliata la tessera del tifoso, potrebbe essere sbagliato l'intervento che ha fatto Maroni, ma c'è un problema di cultura a monte. Bisogna smetterla di queste cose. Le curve che vengono chiuse per cori razzisti, per cose di questo genere, succede solo da noi. Ragazzi, lo dico ragazzi inteso a me, non ci offendiamo. Bisogna smetterla, bisogna farla finita. Non ci possono essere più né se e né ma. Siamo arrivati a un punto limite. Se si prosegue in una cosa come quella di ieri, questo calcio si rompe. Bisogna farla finita, smetterla, riportarla alla normalità. E allora possiamo fare, però a quel punto bisogna che non avvengano gli episodi di quel genere, bisogna ritornare dall'emergenza alla normalità. Ma... Una normalità che deve essere anche dettata, cioè non dal basso, ma magari dall'alto. Comunque, ci sono dei tifosi della Nocerina che hanno fatto la tessera del tifoso, hanno limitato in qualche modo la propria libertà. E ieri non... Ha ragione dall'alto, ma ognuno di noi, fatto come persona, Francesco Ghirelli, ci deve mettere la propria faccia e rispondere direttamente delle cose che fa. Certo. E ognuno di noi, poi io ho più responsabilità, voi meno. Gli altri di più, gli altri ancora meno, però questo è. Certo. Ecco, direttore, cambiando un po' argomento, due domande. La prima, cosa ne pensa di questo campionato, come l'ha definito prima, di transizione senza retrocessioni, e quindi insomma in linea generale un suo commento. E poi volevo anche un suo commento sull'episodio abbastanza curioso di ieri, quello che riguarda una partita Gubbio-Barletta, dove è stato espulso un giocatore che poi è rimasto in campo. Cosa ne pensa a tal proposito? Allora, sul campionato, la formula è la formula, adesso possiamo cominciarla a dire, una formula che sta dando, adesso lasciamo perdere, sembra veramente il contrario di quello che è avvenuto ieri a Nocera, è una formula che garantisce una spettacolarità senza le retrocessioni. Non abbiamo inventato niente, abbiamo visto che cosa succedeva nel football americano, nella pallacanestro americano, nell'hockey su ghiaccio americano e abbiamo sul baseball, e abbiamo ripreso quella formula che è semplicissima. Nel momento in cui si elimina dalla testa la retrocessione e quindi le squadre si aprono, bisogna allargare i play come abbiamo fatto noi da 4 a 8 squadre. E a quel punto tutto il sogno si gioca per andare nei play, si apre il campionato. Questa è la formula del nostro campionato e si vede anche dalle partite che è così combattuto, vivace, di grandi cambiamenti. Questa è la cosa, quindi io do un giudizio positivo, essendo un campionato di transizione che non si potrà ripetere il prossimo anno. Va bene. Ecco, scusi, sull'episodio di Gubbio Barletta? Sull'episodio di Gubbio Barletta io non posso esprimere, primo perché non so com'è la dinamica, e poi è sotto competenza del giudice sportivo, io sono il direttore di Lega, certo. E mi fermo lì. Va bene, questo grazie. È anche giusto. Allora noi, direttore, la ringraziamo, è grazie stato esaustivo nelle risposte e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Grazie, grazie, buon pomeriggio. Questo era il direttore della Lega Pro, Alessandro Francesco Ghirelli. Poi andremo a vedere qualche partita in riva al Trasimeno. Soprattutto vorrei vedere questo campionato di Lega Pro particolarmente avvincente. Io non lo sto vedendo. Allora leggo un sms di Alberto DT per la sua rubrica? Sì, la rubrica. Un cordiale saluto a tutti gli amici del punto D.
ops, di mai stati lì. Più virgolette e deglutizioni, meno a sprazzi. Grande vabbè, dai, grande Luca Romano, così. Ma Luca Romano lo stanno salutando in tanti sulla pagina, poi dopo salutiamo gli amici che scrivono. Bene, era l'11 novembre 2007, purtroppo ci lasciava Gabriele Sandri per degli episodi un po' particolari che non approfondiremo. Noi lo ricordiamo con un pezzo bellissimo degli Statuto che si chiama È già domenica. Emozioni splendide, la felicità sei tu. Sentimenti puri che cresceranno ancora di più. Dormi sorridendo, dormi dolce come sei. Sembra fatta per sognar. Un istante, un attimo, un momento sogni e poi chissà. Dormi sorridendo, dormi dolce come sei. Questi erano gli Statuto con È già domenica, un doveroso saluto, un omaggio a Gabriele Sandri, una vicenda che comunque ha lasciato molto amaro in bocca sia al movimento Ultras che un po' a tutti i tifosi, fondamentalmente a chiunque abbia un cuore. Ma soprattutto fondamentalmente a chi è un cittadino, ecco. Insomma, di qualsiasi nazionalità, perché quello che è successo è di una gravità assurda, ma ecco. Comunque. Andiamo avanti, come dice sempre. Come dice il nostro, Semproni. Il nostro vado un attimo sulla pagina Semproni. A volo, perché siamo già in ritardo. Salutiamo Lelio Romano che ci scrive: state creando tensione nell'ambiente come sempre. A proposito di tensione, quella sorta di sondaggio di votazione che è stata fatta venerdì sera allo stadio ha dato come gli exit poll di insomma, poco carboni, da, la forbice di poco carboni, però forse governo tecnico con la società. Scusate, quale sondaggio? C'è stato un sondaggio in Curva Sud. Ah, io sui siti non l'ho letto. Di chi è la colpa? E dipende da quale siti apri. Primo però. Carboni, secondo società. Tu e stampa, se piove e me saranno pure i cazzi tuoi. Tu stampa hai preso un 8%. Poi Mauro Ielardi, sempre sulla pagina di Messa di Lì, ecco l'allenatore giusto per noi, almeno si parea, e ci ha postato un video di Eziolino Capuano che buonanima se la prendeva con Reno Giannantonio. Concordo con il grande Mauro.
Robby One Benevento scrive 352 Gori, Signorini, Mengoni, Anaclerio, Zanonna, Gay, Dideo, Spinal, Somme, Vaco, Campagnacci, che ne pensate? Scusami, vuoi leggere a Jay? A Jay? A Gay. A Gay. A Gay. Ragazzi, ma voi... scusami, a proposito di A Gay. Tutto sapete? Può ancora succedere, Gerardo. Anche che diventi A Gay. E Antonio Lazzareno Colangelo che scrive un cordiale saluto a Luca Romano, una richiesta per Baffio Fallarino. Grazie. Beh, ha linkato chiaramente il nome di Facebook, Fallarino che è l'autore della nostra sigla. The Shark MC. Nella sigla si può cantare Si abbassa la pressione quando gioca lo stregone, ben riascoltati a tutti e buona puntata. Poi vabbè, Neil Smith di Avellino che continua a prendersi beffa di noi, se nascevamo a 25 km, ma insomma noi siamo una bella città, tu no, quindi peccato per te. Quindi vattene un po'. Ehi, Andrea! Così, era tanto per dire. Non c'è chi la spara più grossa perché abbiamo un... Perché avrei vinto, evidentemente. Perché probabilmente avrei vinto. L'Avellino! Anche perché in quella domanda a Ghirelli, Luca Romano si è bruciato il chi la spara più grossa di Mogavero. Ma non era preparata. Però chiudiamo con un saluto di Luca Romano. Cioè, sei stato con noi un'ora intera, meno 9 minuti di ritardo, però comunque... È colpa vostra che non mi avete aperto, io questo ci tengo. Quando venite qui, mi raccomando... Prima anche due. Lorenzo Calandro. Sì, innanzitutto un saluto a tutti, grazie a tutti i ragazzi che ci hanno scritto, che mi hanno salutato, un carissimo saluto al grande Lorenzo, sono pronto per la scampagnata di lui di dicembre che lui mi aspetta anche io e... Ritorniamo un attimo nell'ambito di Radio Condominio, no? Esatto, Radio Condominio. Che succede a dicembre? Ecco. No, arriva l'Immacolata. Ah, ecco. Ecco, la nuova concezione di vita ci sarà. Beh, me lo bacio. Facciamo in diretta un solo applauso. Uno, due, tre. Ok, ma l'abbiamo fatto. Gerardo, no. Tu sai bene che ti amo. Il mio unico desiderio è di farti mia. Vabbè, è un film porno comunque, è chiaro. Concludo con una battuta velocissima. Andò, anche chi sa nel Serie B. Un saluto a tutti, forza Benevento. E un saluto anche da me, che non ricordo fondamentalmente bene il mio nome. Finita! Ci risentiamo tra 7 giorni, sempre su Recittà, sempre con Maestati Lì, sempre con me, con Mario La Monaca. Ciao a tutti. Massimiliano Mogavero. Buon pomeriggio. Luca Romano, se vuole venire, può venire. Io vi ringrazio. Voi sapete che non sono sempre a Benevento per motivi di lavoro, ma innanzitutto voglio fare veramente i complimenti ai tre, più al grande direttore, perché questa trasmissione è davvero ganza. Grazie. Ecco, grazie. Ci rimettiamo le mutande dopo questa leccata. E chiude come al solito il nostro Dedino De Longis. Buon pomeriggio, sipario. Tutto può ancora succedere, Gerardo.